L'ultima volta abbiamo avuto la possibilità di provare la versione Adventure in allestimento HP. Questa volta abbiamo esclusivamente lei, la R1250 HP, 136 cavalli, 250 kg il peso dichiarato dal BMW con il pieno, facilità di guida estrema. Ma prima di parlare, prima di vedere come si comporta sia in strada che in off-road, vi ricordo di iscrivervi ai nostri social, al nostro canale YouTube, Instagram, Facebook e di dare un'occhiata al nostro nuovo sito internet in cui potrete trovare tutte le prove della nuova divisione a due ruote di WeDrive. Adesso partiamo! Lunga 2207 mm e larga 832, la nuova BMW R1250 GS in questo allestimento HP si è confermata al suo debutto nel 2019 e continua tuttora a essere confermata la regina del mercato in Italia. Rinnovata sicuramente rispetto al modello precedente, la Rally ormai uscita fuori produzione, e arricchita rispetto alle risicate dotazioni standard che siamo abituati a riscontrare sui modelli base di BMW, complice anche l'infinita lista di optional, questo allestimento cresce sia in, e questo modello cresce sia in cilindrata che in potenza. 136 i cavalli rispetto ai 125 della versione precedente. 250 invece sono i chilogrammi del peso a secco di questo GS, di certo non una novità per i range a cui ci ha sempre abituato BMW in questo particolare segmento. E peso che in realtà salta l'attenzione del proprietario solo ed esclusivamente nelle manovre da fermo, che rimangono appunto una delle pochissime note negative. 20 invece sono i liti del serbatoio che sicuramente portano ad accogliere ancora meglio, data la dimensione, le ginocchia del pilota, fornendo una posizione di guida comoda ed ergonomica. Merito anche della doppia sella presente su questa versione optional di BMW per chi desidera un'alternativa alla sella monopezzo preferita appunto dagli enduristi. Il baricentro basso e l'erogazione molto dolce senza mai alcun strattone è sicuramente merito del nuovo tipo di distribuzione utilizzato da BMW, rendono sempre la guida piacevole e divertente, a tratti attraverso le mappature della centralina che andremo a vedere successivamente, anche briosa. Le novità del motore a fasatura variabile le permettono sia di risparmiare sui consumi sia di rientrare nelle nuove normative Euro 5. E nello specifico si ha anche la sensazione che, data la nuova soluzione ingegneristica adottata da BMW, il rumore risulti molto, molto più pulito. La discesa in piega è sempre precisa, la trazione è tanta e a tratti troppa. Bisogna imparare fin da subito ad usare il gas su questa GS, anche perché 136 cavalli non sono pochi, soprattutto poi nelle mappature della centralina più sportive, una delle quattro presenti su questa bellissima strumentazione TFT, diventata ormai di serie su questi modelli, e che offrono anche la possibilità di poter collegare il telefono scaricando l'applicazione ufficiale dedicata a BMW. Tante altre le soluzioni innovative apportate su questa GS, come per esempio la frenata in emergenza che permette appunto un taglio del gas da parte della centralina per quei piloti, per quei datori meno esperti che appunto tendono in caso di frenata o a lasciare il gas aperto, o anche per esempio la chiamata d'emergenza, questo optional di BMW da inserire appunto all'interno del blocchetto di destra che permette una chiamata diretta ai soccorsi in caso di caduta. Non mancano inoltre le novità estetiche riguardo le nuove colorazioni, il nuovo scarico e il nuovo becco anteriore. I prezzi partono da poco più di 18.000 euro e rimangono sempre molto importanti, soprattutto con la scelta di optional indispensabili come per esempio può rappresentare il tris di borse che abbiamo montato anche su questo modello come nella versione Adventure. E la cosa che rimane sempre importante da dire è che davvero questo tris è smontabile e rimontabile nel giro di 5 minuti, ma nemmeno, ragazzi, è veramente di una comodità impressionante.
Per quanto riguarda le sensazioni di guida invece di questa BMW in questo allestimento HP, mi fa sempre impressione, rimango sempre molto stupito dal feeling che una moto del genere, una moto da 136 cavalli e 250 kg, possa imprimerti anche dopo semplicemente i primi chilometri. Come abbiamo già visto e detto nella precedente prova dell'allestimento Adventure, sono compagne di viaggio instancabili che non ti lasciano sostanzialmente mai solo e ti danno la possibilità di imparare e di sbagliare, certo sempre non in maniera eccessiva, perché comunque parliamo di moto piuttosto imponenti, soprattutto una volta montato il tris di borse, ma che con la loro agilità, con la loro facilità, con la loro erogazione pulita ti permettono di comportarti e di avere sicuramente la mente più libera rispetto alla guida di una super sportiva, comunque molto molto nervosa. È una sensazione di guida diversa, è una sensazione di guida più matura, ma è una sensazione di guida che soltanto questo modello di BMW, soltanto gli allestimenti GS riescono a darti. Ragazzi, che dire, abbiamo terminato anche questa prova con questa R1250 GS HP. Tantissima potenza, i 136 cavalli si fanno sentire sempre, sia ai bassi sia agli altri regimi, spinge veramente tanto. In off-road è spettacolare, una di quelle moto che ti permette di arrivare, come potete ben vedere, in posti in cui le altre soltanto se lo immaginano. Confortevole, guida, una posizione di guida davvero ergonomica, le due selle scomposte in gel sono veramente comode. E cosa dire, i difetti di questa moto si trovano in quelle piccolezze che poi rientrano nella discrezionalità di ognuno di noi. Magari il tappo del serbatoio keyless è un po' scomodo, è un po' troppo aggressiva come moto turistica, ma trova alla fine dei suoi rivali in soltanto due altre moto: la Multistrada, la 1260 che proveremo prossimamente insieme alla KTM 1290 Adventure. Quindi vi invito a continuare a seguirci su YouTube, Instagram e Facebook, a leggere i nostri articoli sul nostro sito internet e a continuare a commentare tutti quanti i nostri video sul canale di WeDrive. Alla prossima, ragazzi!